Chicago. Thank you.
Luca Caruso, Santo Stefano Gambaria, è rilassato, anzi si sta rilassando con gli ultimi fiati dopo una grande fatica e un conto in sospeso che aveva per questa gara, giusto? Assolutamente sì, abbiamo buttato al vento una gara nel 2016 con la Radical per una toccata in una chicane. Questo piccolo cruccio, diciamo, no? È una promessa a te stesso. No, allora, comunque a priori saremmo ritornati appena possibile. Infatti è quello che abbiamo fatto quest'anno. Bene, so che stai sviluppando sempre di più, anzi che forse hai risolto qualche problema sulla tua macchina e oggi i tempi ti danno ragione. Allora, che stiamo facendo dei passi avanti? Assolutissimamente sì, c'è ancora parecchio lavoro da fare. Però diciamo che abbiamo fatto un netto passo avanti rispetto a prima, e questo già quantomeno ci dà fiducia per il futuro. Benissimo, ti aspettiamo in Sila il 24 luglio? Credo proprio di sì. Bene, contiamo di esserci. Grazie e complimenti. Grazie a voi, assolutissimamente. Siamo quasi, siamo alla classifica assoluta, decimo gli scacchi. Dica. O li chiamiamo? No, prima della classifica, devono aspettare, hanno fatto i cattivi. Bene, prego i direttori di gara di aspettare perché li chiameremo subito dopo, anzi insieme alla classifica assoluta. Decimo gli scacchi del Catania Corse, vince su una Peugeot 106 16 valvole, non vince. Arriva decimo assoluto Rosario Alessi. Vi chiamo molto velocemente della Trapani Corse su Eliavrio ST09, è già andato via ma è arrivato nono ed è Salvatore Reina. Li chiamiamo? Allora, i direttori di gara si stanno avvicinando, Massimo Minasi e Maglio, aiutami. Esatto. vi chiedo scusa. Maglio Mancuso, direttore di gara Maglio Mancuso, direttore di gara aggiunto Massimo Minasi. Allora, notate, non è stato facile gestire questa gara, quindi vedete la faccia un po'. Premia il dottore Mancuso e Lello Pirino. Grazie per averci permesso di svolgere questa splendida cronoscalata. Ottavo gli scacchi della scuderia Splomonte su Norma M20B, Carmelo Scaramozzino. Su Wolf Thunder, sempre della scuderia Splomonte, settimo classificato Arcangelo Madafferi. Su Elia Avrio ST09, della Piloti per Passione, Gaetano Rechichi. Su Gloria CP7 Suzuki, della GR Corse, quinto classificato Maccarrone Orazio. Della scuderia Vesuvio su Elia ST09 Evo, quarto classificato Francesco Ferragina. Ci siete? Sempre della scuderia Vesuvio su Rosella PA21 Junior, terzo classificato Salvatore Castellano. Forza, un applauso. Su Osella PA30, a Catania Corse, Giovanni Cassiba, secondo classificato. Vince, dopo aver pareggiato un conto con questa gara, stanno facendo i complimenti per chi deve salire sul podio. Il secondo è Giovanni Cassiba, vince, dopo aver saltato il conto con la Gambarie, Luca Caruso. Allora, un consiglio, aspettate un attimo, Luca vieni qua, mettiti al centro, Luca qua, Giovanni Cassiba secondo, terzo classificato Salvatore Castellano, Giovanni vieni qua, mettiti sulla sinistra di Luca, se vi spostate tutti quanti un po' indietro, spostatevi indietro, qualcuno si può mettere accosciato, il fotografo lavora meglio per voi. Mettete i giovani. Vai. Salva Alessi, dai, mettiti giù, dai. Perfetto.
questo è l'assoluto della 43esima Santo Stefano Gambarie. Un applauso ai partecipanti che stanno. Luca, la prima bottiglia la apri tu, vai. Fermi lì. Mi fai una foto insieme a loro prima che aprono? Vai. Giovanni è felice, Giovanni. Eccolo lì.